Ciao Toro, bentornato. Oggi è martedì, 8 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Toro. Segno fortunato. Evviva il piacere, unito alla tradizione. La Luna è la tradizione, Urano è l'innovazione, ma Giove nella vostra seconda casa pensa soltanto al piacere. Immaginate una cucchiaiata di panna e meringa che vi scende lentamente in gola, mentre le labbra dell'amato bene, anch'esse zuccherine, vi baciano golosamente. Riguardo allo stato di salute ripresa in vista, se un problemino c'è stato preparatevi a lasciarvelo alle spalle. Dopo una domenica piacevole finalmente padroni del vostro tempo, è con un filo di disappunto che oggi rientrate al lavoro. Subito ringalluzziti dalla prospettiva di ripartire quanto prima, per affari stavolta, o per un meeting all'estero, che vi vedrà al centro della scena, bravi e fortunati, un'accoppiata che non capita tutti i giorni. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico. Di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Oggi sarete particolarmente distratti, cercate di concentrarvi di più e meglio su quello che state facendo e non lasciatevi distrarre per nessuna ragione. Prudenza per chi viaggia. Non tutto è tranquillo anche in amore. Qualche nuvola all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati tuttavia qualche piccola stonatura potrà servire sia a chiarire alcuni malintesi che a vivacizzare il rapporto. Serata importante con messaggi o telefonate altrettanto importanti. Vi sentirete finalmente liberi di decidere del vostro proprio destino. La mattinata sarà piuttosto monotona solo con qualche sprazzo di spensieratiezza soprattutto per chi studia. Darete ottime prove della vostra abilità e competenza, dal lavoro agli hobby alle cose professionali. Oggi gli astri sembrano davvero volervi mettere in mostra a tutti i costi. In fondo è un po che restate delusi dalle amicizie, e oggi potreste scoprire che proprio un amico o un'amica vi ha nascosto delle cose importanti. Se non riuscite più a fidarvi di questa persona non fatene un dramma solo siate chiari e parlate con sincerità. Occhio! Situazioni significanti si stanno verificando dietro le quinte. Favorite le collaborazioni. Gratificante il rapporto con la persona amata. Ci sono persone che vi piacerebbe rivedere, una di queste sta per rientrare con prepotenza nella vostra vita. Tuttavia non assillatelo con i vostri problemi. Oggi non fate di testa vostra. Consultate uno specialista per un problema che vi affligge da qualche giorno. Ne guadagnerete sicuramente. Approfittate di oggi per rivedere amicizie e collaborazioni. È il momento di tirare le somme e di valutare bene il da farsi. Va avanti con discreto successo il momento astrologico di benessere che vi infonde Urano in congiunzione in toro. Ma anche Saturno, Marte, Plutone, dai segni amici dei pesci del cancro e del capricorno, sono gli assi astrologici che vi aiutano nello sciogliere ogni problema vi si presenti quest'oggi e per tutte e tre le decadi del segno. Questi sono alcuni pianeti a voi benefici, poi anche altri pianeti vi appoggiano come Nettuno Dio dei cambiamenti. Un tono vitale buono, un ottimo modo per affrontare ogni incombenza. Vi assicurano una condizione di globale floridezza anche intima e psicologica con cui affrontate la vita familiare e i rapporti interpersonali. Giornata sempre faticosa il martedì, soprattutto quando la luna, come oggi, non vi sostiene perché anziché parlarvi di argomenti piacevoli, come l'amore, il successo, la gioia di vivere, punta il dito esclusivamente sui risparmi. Eppure se conoscesse un minimo di astrologia sapesse che l'ottava casa, dove si trova a passare, non si ferma la vile pecunia, investimenti, eredità, vincite, ma riguarda anche la sfera psichica, i segreti dell'anima e, perché no, anche quelli dell'ettone. Amore ed Eros. Passione violenta, intensa, indescrivibile, non solo sesso però, anche ideali e progetti condivisi. Due compagni di viaggio, non solo di letto, insieme potreste cambiare il mondo. Per i single tenera amicizia ancora incerta sul da farsi, inutile forzare i tempi, lasciate che le cose facciano il loro corso. Arriva una carica di passione che vi spalanca una giornata particolarmente vivace in compagnia della vostra dolce metà. Marte, Plutone, Nettuno e Urano collaborano a regalarvi inebrianti momenti di intimità. I single si trovano a fare i conti con una carica di magnetismo sessuale notevole. Si sorprendono di questo effetto sugli altri, specie se sono nati nella seconda decade. Lavoro e denaro? Impegnati col lavoro ma non stressati, dunque una giornata relativamente tranquilla. Naturale proiettare l'energia residua altrove, su una serata in compagnia per esempio, ideale il corso di ballo o di canto in coro, sembra faccia benissimo. I successi professionali sono tanti, con Urano che vi spiana la strada. Si innalza la stima per voi nell'ambiente di lavoro dei colleghi e dei capi. Se state coltivando ambizioni di carriera per giungere a posizioni eminenti, siete super favoriti, specie se nascete in aprile. Benessere. Saluti da fuori classe, sportivi, rampanti, carichi di energia vitale. Con queste credenziali non solo vincete le gare tra amici, ma anche quella contro il tempo. Innanzitutto, sembrate più giovani, siete sempre tempestivi e attenti a quel che accade, in più combattete con foga per le persone e gli ideali in cui credete. Denaro? Qual è l'erba magica che si lega al vostro segno secondo l'astrologia antica? Vi porta fortuna la maggiorana, mediterranea e profumatissima. Per lei. Rispetto a un problemino finanziario, stavolta non potete contare sugli amici, tutti più o meno nella stessa barca. Per lui, messaggino bollente dalla vostra lei: peccato che oggi siate lontani e bacini e carezze sono solo virtuali. Colore delle emozioni: arancione. Barometro dell'umore: sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti: 6. Attività: 10. Finanze: 8. Benessere 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.